Benvenuti a questa nuova edizione di Onboard TG della Wilca Nazionale. L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Milano, tenutasi sabato 22 giugno, ha dato tre risposte molto attese. Giuseppe Coppini, nuovo Presidente del Consiglio di Sorveglianza, l'approvazione dell'aumento di capitale di 500 milioni di euro, il via libera alla fusione tra BPM e la Banca di Legnano. Coppini succede al dimissionario Filippo Annunziata, che aveva lasciato l'incarico durante le tensioni registrate quando ancora si discuteva del piano di trasformazione di BPM in SPA. Il nuovo presidente, sostenuto dai dipendenti soci e dai sindacati interni, ha ottenuto 954 voti contro i 903 di Piero Lonardi, rappresentante dei soci non dipendenti, e i soli 516 di Giovanni Maria Flick. Il segretario generale della Wilca, Massimo Masi, ha dichiarato che l'approvazione dell'aumento di capitale era fondamentale e consente oggi alla banca di guardare al futuro con maggiore serenità. Il tema, già nei giorni precedenti al Consiglio, Masi aveva però sottolineato che la Wilca chiede un veloce e profondo cambiamento nella gestione del gruppo da parte del top management, che è stato chiamato ed è lautamente pagato per mettere in atto le strategie necessarie a rafforzare la Banca Popolare di Milano. In merito a futuri cambiamenti societari, Masi ha ribadito che la Wilca in ogni caso considera indispensabile il mantenimento dell'impianto cooperativo e del voto capitario e che qualsiasi soluzione sia approvata unitariamente dalle sigle sindacali. Cambiamo ora argomento. Le banche popolari e il loro futuro sono al centro di un dibattito molto ampio che coinvolge il mondo del credito, delle imprese e la politica. Sul tema si sono svolti due importanti convegni. Il primo a Varese, su iniziativa della Wilca provinciale, dal titolo Banche popolari tra tradizione e cambiamento in tempo di crisi. Il segretario generale della Wilca, Massimo Masi, ha sottolineato come le banche popolari debbano riprendere a svolgere in pieno il loro ruolo sul territorio per sostenere famiglie e imprese ed essere davvero differenti da chi invece continua a fare utili solo con strumenti finanziari. Questo tema è stato ripreso da Masi anche in occasione del convegno Le banche popolari e il nuovo millennio, organizzato dalla Fondazione Bruno Buozzi, presieduta dall'ex segretario generale della Wilca, Giorgio Benvenuto. In quell'occasione Masi ha ripreso l'importanza di mantenere la logica cooperativa delle banche e l'auspicio che le banche popolari siano realmente tali. È possibile, cambiamo nuovamente argomento, uno spostamento a settembre del termine per l'adeguamento del Fondo di solidarietà del settore del credito alla riforma del mercato del lavoro della ministra Fornero. L'eventuale posticipo della scadenza di fine giugno, che dovrebbe essere sancito con apposito decreto dal ministro Giovannini, non sposta l'importanza della questione di cui Wilca TV si è occupata a più riprese nelle ultime settimane, tra l'altro con uno speciale sul convegno organizzato dalla Wilca Roma nella sede del Fondo Banche Assicurazioni in tema di ammortizzatori sociali e anche con uno speciale in cui la Segreteria Nazionale della Wilca e rappresentata nell'occasione da Mariangela Verga inquadrava la situazione. Vediamo un passaggio delle sue dichiarazioni. Noi crediamo che questo dibattito vada fatto entro i termini stabiliti dalla legge, con grande responsabilità, e sia trovato un accordo tra le parti e che questo accordo debba salvaguardare tutto quello che faceva parte del nostro fondo, ossia l'impianto politico, l'architettura e tutta quanta la sua strumentazione. Che oggi appunto caratterizza il nostro fondo, ragionando, arrivando anche a ragionare sulla sua trasformazione in ente bilaterale, se questa trasformazione sarà in grado di garantirci la continuità del nostro fondo, migliorandone di fatto anche l'operatività. Quello che non può accadere, quello che è il pericolo che non possiamo correre, è che il nostro settore perda uno strumento così importante di gestione delle eccedenze, soprattutto in un momento di grandi crisi come quelli che stiamo attraversando, per confluire, magari anche senza le risorse che abbiamo a disposizione, in un fondo residuale collettivo presso l'INPS, con caratteristiche decisamente diverse ed inferiori di quelle che oggi il nostro fondo offre. Si apre una settimana importante nel credito, con trattative di grande rilievo in Unicredit, sul premio aziendale, sugli inquadramenti, in Banco Popolare, sulle uscite del personale, mentre nel gruppo Intesa San Paolo lunedì 1 luglio riprende il confronto sull'applicazione dell'accordo sulle uscite di personale dello scorso 11 aprile. Nelle prossime edizioni vi daremo conto di questi sviluppi. Era l'ultima notizia e come sempre noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti di Onboard TG della Wilca Nazionale. Arrivederci.